Sono un po' preoccupata per mia figlia e pensavo che Andrea potesse aiutarmi. Che cosa è successo esattamente? Sonia e Camilla questa notte hanno detto che andavano a dormire una a casa dell'altra, ma non sappiamo dove hanno passato la notte e non sono ancora tornate a casa. Mi dispiace. Ha interpretato fiction di grande successo, da quelle più frizzanti come Non dirlo al mio capo a quelle che coniugano romanticismo e thriller come Un'altra vita. Questa volta Vanessa Incontrada torna nel ruolo di madre in una fiction in cui affronta un evento drammatico come la scomparsa improvvisa di una figlia. Dal 20 novembre va infatti in onda su Rai 1 Scomparsa, diretto da Fabrizio Costa con Giuseppe Zeno e Eleonora Gaggero. Nora, la psichiatra interpretata da Vanessa, madre single con una figlia adolescente, si ritrova ad indagare con la polizia nella cittadina di provincia dove si è appena trasferita, scoprendo le bugie di sua figlia e le ambiguità di tanti ragazzi e adulti che vengono coinvolti nel caso. A volte pensiamo di conoscere i nostri figli, ma in realtà non li conosciamo così bene. Non c'è un errore di base, tante volte siamo distratti da cose o la vita ci porta a non avere un'attenzione adeguata, ma soprattutto il messaggio che io do è, in questo caso Nora, no? Lei ha delle cose irrisolte che se le porta e io penso che nella vita bisogna risolvere le cose, perché tanto prima o poi quel cassetto dove tu nascondi, dove nascondi, si apre. Vanessa, mamma di un bambino di 9 anni, teme che i social possano diventare per i ragazzi un mezzo pericoloso. È difficile da controllare, è una brutta cosa, perché comunque tu non sai tuo figlio con chi c'ha lì, che ascolta. Guarda, io ce l'ho con mio figlio, che su YouTube ogni tanto con me guarda dei video, no? Di cose, di giochini che guardiamo insieme. Le parole che sente da chi le dice, lui le ripete, e parliamo di stupidate, però ti fa capire come la forza che hanno questi media, no? Ma la cosa che più mi spaventa è che ormai tutti, che qualunque persona nei social può dire il suo pensiero, e questa è una delle cose che personalmente mi terrorizza di più. Posso dire di stare molto attenti e di proteggere il più che si può i figli, anche se a volte lo facciamo ma non riusciamo poi a proteggerli al 100%.